Ed eccoci qui su ABC Radio, la radio che ti parla, nel nostro spazio culturale con i nostri ospiti autori, abbiamo lui, Claudio Spinosa. Ciao Claudio! Ciao, ciao, ciao carissimi. Allora Claudio, come stai in questo periodo innanzitutto? Allora, come sto in questo periodo? Una domanda veramente, come dire, niente, cerco di fare, di comportarmi, insomma, come purtroppo ci ho imposto, senza, dare troppo in. Mantenendo, come dire, un profilo basso, perché insomma, anche se non condivido la maggior parte di misure restrittive o quantomeno questo bombardamento ipnotico di notizie che girano intorno alla situazione, però comunque insomma, cerco di avere un comportamento conforme. Innanzitutto penso che ti mancano anche il contatto con i tuoi lettori, no? Con quelle serate dove magari si evidenziavano i libri, dove si andava a leggere qualche cosa, dove si stava un po' assieme, ecco. Questo penso che vi manca. Sì, certamente, infatti io amo definirmi più che poeta, diciamo così, performer, nel senso che amo molto la dimensione live, chiamiamola così, cioè di proprio di contatto, di presentazioni in pubblico, nelle librerie o comunque nei spazi adibiti ad accogliere appunto proprio la presentazione Certo. dei propri libri, quindi mi manca appunto proprio questo contatto, perché è proprio lì che poi alla fine senti, affini e senti anche il palpito o comunque la vibrazione che le persone ti mandano. Indubbiamente, indubbiamente. Allora, noi andiamo a parlare di questo tuo libro Cuore con la Q. Ecco. Come mai cuore con la Q? Adesso ce lo spieghi un attimo però, eh? Allora, la raccolta di poesie diversi è una raccolta simbolica, di poesie simboliche, di poesie ermetiche, di poesie esoteriche. Quindi amo molto giocare con le parole, con il significato delle parole. Spesso troviamo anche termini al contrario, per esempio. Quindi c'è proprio un gioco lessicale. Cuore perché con la Q? Diciamo che ho fatto una sorta di assonanza con la Kabbala ebraica, quindi come la Kabbala scritta con la Q è il cuore del misticismo ebraico, così per me cuore è il cuore della poesia. Io ho fatto Bene, questa e assonanza, io chiaramente. ho letto da qualche parte che è una poesia alchemica, perché, ecco. Alchemica nel senso proprio di trasformazione, cioè di andare a lavorare sulla nostra parte nigredo, sulla nostra parte scura, per poi appunto proprio trasformarla, quindi una sorta di poesia catartica, ecco. Catartica, ecco, sì, infatti. Senti, ma al di là di questo, dove va la poesia nel 2020, secondo te? Dove va? Purtroppo va soltanto nei social network. Come vediamo, e questo è un peccato perché comunque cioè è vero che comunque il mezzo social network, il mezzo internet ha dato una grande possibilità al veicolo poesia di diffondersi, questo è indubbio, secondo me, però è chiaro che va fatto un lavoro vero e proprio di riproporre la poesia di risveglio soprattutto della parola che in questo caso rimane comunque morta, rimane comunque quasi incomprensibile. Se noi fermiamo le persone per strada e gli chiediamo quanti di voi leggono poesia o comunque gli piace la poesia, sicuramente ci risponderanno uno su 1.000, no? Quindi il lavoro che va fatto è proprio questo, cioè quello di riportare questo linguaggio che è un linguaggio chiaramente diverso, è un metalinguaggio, è un linguaggio intuitivo, è un linguaggio dell'anima. Certo. Hai detto giusto perché in effetti penso anch'io che sia così. Tu, senti, hai esordito nel 2005, giusto? Sì.
con, aiutami, Il mio dovere Il mio serico è dovere stata praticamente la serico. mia prima autopubblicazione, auto nel senso che proprio l'ho stampata proprio io con recandomi in una tipografia e quindi pagando la stampa, no? E quello è stato un po', diciamo, l'inizio dell'avventura poetica. Certo. Senti, ma leggo che sei anche appassionato di haiku giapponese. Sì, infatti ho anche poi pubblicato successivamente alcune raccolte di haiku giapponese. L'haiku giapponese è stata una poetica che a un certo punto mi ha proprio letteralmente fulminato, mi ha proprio folgorato. In quel periodo leggevo, quindi stiamo parlando di 2007, 2008, 2009, insomma, intorno a quegli anni, mi ero approcciato un po' alle filosofie orientali, quindi praticavo anche yoga e mi piaceva molto leggere questi testi di Zen o comunque di mistici indiani. E quindi da lì proprio l'impatto con l'haiku, che ha molto poi di Zen, è stato quasi immediato e da lì non mi ha più lasciato. E quanto ti ha aiutato questa disciplina nel tuo percorso, di scrittore, diciamo? Allora, l'haiku sì, hai detto bene, è effettivamente una disciplina, non è una. È riduttivo chiamarla poesia, è effettivamente una disciplina, è effettivamente una via di realizzazione. Infatti, nelle scuole di haiku giapponese, che credo probabilmente che adesso in Giappone non esistano quasi più, si misurava, cioè il maestro misurava proprio il valore, quindi l'evoluzione dell'allievo proprio dall'haiku che loro scrivevano, cioè quindi proprio dalla valenza, dal livello di haiku che scrivevano. Quindi da lì proprio riusciva a valutare quale fosse il grado di progresso di un allievo stesso. Quindi capiamo che in realtà c'è tantissimo dentro una poesia che risulta a prima vista molto semplice, quindi parliamo di tre versi, 17 sillabe, quindi con una struttura molto, molto semplicistica se vogliamo, ma in realtà dentro c'è un mondo, c'è Certo, tutt'altro, insomma. certo. Senti, invece tu non lo sapevi, ma io ho una sorpresa per te. Ecco, dopo tu me la commenterai, mi dirai effettivamente questa cosa voleva dire, ok? Allora, vediamo un attimino, se riusciamo a... vediamo un po', dov'è? Eccola qua. Allora, il giorno che si spegne. Giorno che si spegne, la sacralità della carne, la compagnia della mente, buio pesto tutto intorno e un odore immenso di rosa, forse rosa argento. Ah, è una mia vecchia È una tua poesia. poesia, certo. Ecco, che fa parte di un qualcosa. Guarda, me l'hanno data in questo momento e io ho dovuto leggerla, però adesso vorrei che tu mi dicessi da dove viene il perché e in che contesto l'avevi scritta. Guarda, adesso stiamo parlando comunque di una poesia più o meno datata intorno al 2011 o 2012. A me piace molto, ti dico la verità. O 2011 o 2012, cioè parliamo di cioè fa parte di due piccole raccolte che ho pubblicato, una nel 2011 e un'altra nel 2012. Quindi non ricordo quale delle due, cioè se fosse Il Signore Cobalto che è del 2011 o Alasor del 2012, ma credo che sia Alasor però. Sì, sicuramente il contesto è quello comunque della meditazione, perché anche in quel periodo quindi praticavo anche meditazione, quindi probabilmente insomma era proprio l'influenza del mettersi in meditazione, dell'entrare un po' in quello stato di quiete, no? Certo. Tu poi sono anche abbastanza corte, diciamo, no?
Le Molto poesie. corte, sì, cioè in realtà, ecco, perché ti dicevo all'inizio che l'haiku, quindi l'influenza proprio dell'haiku giapponese, è stata poi una costante nella mia avventura, chiamiamola così, poetica. E quindi questo si riflette anche proprio nelle poesie stesse, che risultano poi molto, molto asciutte, molto essenziali, molto sintetiche, ecco. Sintetiche che però vogliono dire un bel po' di roba, cioè il fatto che siano corte non è che vogliono dire nulla, eh. Attenzione anche per chi ci ascolta, sono poesie che hanno Ho comunque. cercato in qualche modo di rappresentare il sintetismo dell'haiku in una poesia, no? Hanno una profondità abbastanza profonda, ecco, non è che sono. Senti, tu hai qua un profilo social, naturalmente, ce lo vuoi dire così. Diamo l'indirizzo alle persone così Allora, il mio possono profilo andare a vedere. Facebook, chiaramente come Claudio Spinosa, però attenzione che ne ho due, di cui uno è praticamente disattivato o comunque non riesco più ad avere un accesso. Quindi quello attivo adesso è Claudio Spinosa con scritto tra parentesi Officina Poetica, quindi da lì non ci si può sbagliare. Poi c'è una pagina anche autore, una pagina Facebook che si chiama Claudio Spinosa Cuore, l'ho creata, l'ho aperta proprio in onore all'uscita di Cuore dell'ultima raccolta del 2019. Sì, poi potete trovarmi anche su Instagram come Claudio Spinosa Cuore attaccato e poi il canale YouTube Claudio Spinosa dove si trovano le mie diverse rubriche poetiche, perché conduco anche delle rubriche poetiche, tra cui voglio ricordare quella di Connessioni Poetiche su Mondo TV Web, dove parlo proprio di autori, di poeti soprattutto, presentandoli, intervistandoli, e quindi Beh, molto bello perché insomma cerco proprio di bene. diffondere e di riportare il messaggio poetico il più possibile. E questo è quanto. E vabbè, poi Twitter, LinkedIn, ma poi in realtà non sono social di cui mi avvalgo spesso. Senti, ma come sta andando cuore? Allora, Core, la prima edizione è stata praticamente stampata nell'aprile del 2019, poi nel giugno 2020. Quindi quest'anno ho fatto una seconda ristampa ampliandola, quindi aggiungendo delle poesie che secondo me dovevano andare a completare proprio il discorso cuore. E forse probabilmente farò un cuore 3, Ah, dove bene. aggiungerò. Sì, perché per me cuore è un po' come un tempio in costruzione, cioè qualcosa che si costruisce piano piano, che non ha una fine ben precisa. Bene, bene. Allora, lui era Claudio Spinosa, il libro Cuore, ma ce n'è tanti altri, per cui andate a vedere sul suo profilo social. Claudio, io ti ringrazio veramente. Ci hai illuminato di una disciplina che D'incenso, d'immenso. no, una disciplina che non si parla tanto, no? E in effetti è stato molto molto interessante riuscire a carpire Sì, un no, ma in qualcosa. realtà mi è capitato anche spesso in altre conversazioni che il discorso haiku giapponese prende molto, è un discorso che attira tantissimo. Pensa che in una presentazione proprio di una mia raccolta di haiku, alla fine ho fatto fare un esperimento curioso alle persone, cioè dopo che ero lì per mezz'ora, 40 minuti a parlare di haiku giapponese e quindi di tutte le regole dell'haiku, perché comunque l'haiku ha delle regole proprio diciamo di stesura, quindi deve rispettare comunque dei canoni. Quindi dopo che stavo lì a parlare per 40 minuti e vedevo davanti a me facce, non capivo bene se sconvolte o assenti. Poi alla fine ho proposto un esperimento, cioè passavo dei fogli e delle penne e facevo scrivere poi a loro
un haiku, basandosi poi su tutte le regole che gli avevo esposto, no? Poi ho raccolto poi alla fine, insomma, tutti gli haiku scritti e li ho letti poi davanti a tutti. E devo dirti che sono uscite delle cose incredibili, veramente incredibili, veramente sorprendenti, cioè di persone che praticamente non sapevano assolutamente nulla di che cosa stessimo parlando. E quindi poi alla fine sono riusciti a scrivere un haiku ed è stata veramente Beh, questa è la un'esperienza veramente dimostrazione. molto È la toccante. dimostrazione di questa disciplina così lontana, profonda e insomma una disciplina che veramente potrebbe insegnarci molto anche oggi, Sì, indubbiamente. Senti, sicuramente. io ti saluto, ti ringrazio e ci sentiamo ai prossimi lavori, va bene? Va benissimo, grazie a voi e a tutti gli Grazie, amici che grazie a ci te. ascoltano. Un Grazie carissimo a te. saluto a tutti, alla prossima. Ciao, ciao, grazie Grazie. Claudio, ciao. Ciao.